Andiamo a vedere ora come si crea un ebook. Inizieremo col vedere quelli ad impatto testuale. Un ebook ad impatto testuale è naturalmente quello in cui domina il testo, sebbene possa essere ampliato da tutta una serie di elementi multimediali ed interattivi, come immagini, video, link, audio. Si tratta di un vero e proprio libro e deve essere concepito in quel modo, ossia, come abbiamo accennato precedentemente, seguendo un preciso percorso didattico, fatto della ricerca di materiali, dell'analisi e della selezione, dell'ideazione e poi della realizzazione del testo. Naturalmente, abbinando gli adeguati elementi multimediali. Creare un libro ad impatto testuale è abbastanza semplice. Esistono molte applicazioni per tablet, sia programmi online che consentono facili realizzazioni. Abbiamo scelto, per dare alcuni esempi qui, alcune applicazioni, in particolare CBB Create Book Builder, ed un programma online, EPUB Editor. Creare un ebook ad impatto testuale con CBB, quindi, vedremo, è abbastanza semplice. L'applicazione è disponibile sia per il sistema Apple che Android. Andiamo a vedere ora come creare un ebook ad impatto testuale con CBB. Come dicevamo precedentemente, al momento di realizzare un ebook ad impatto testuale, il contenuto deve essere già realizzato. Si tratta quindi di realizzare qui esclusivamente il prodotto. CBB è un'applicazione molto completa. Crea ebook sia ad impatto testuale che visuale. CBB è un'applicazione molto completa, crea ebook sia di impatto testuale che visuale. Ne parleremo qui però solo per la prima funzionalità, in quanto per quella di impatto visuale utilizzeremo un'altra app più avanti, di più agile utilizzo. Come si vede dall'interfaccia di apertura di questa app, l'inizio ci presenta una serie di layout. Sono i formati con cui sceglieremo l'impaginazione del libro. Classic, Fixed, Landscape, Portrait e Square. I primi due sono ad impatto testuale. Gli altri sono per creare ebook ad impatto visuale. Tratteremo qui, in particolare il formato Classic. Per il formato Classic intendiamo un semplice alternarsi di testo ed immagini. Non siamo di fronte quindi a una forma di impaginazione complessa come quella di un libro che pone testi e immagini intercalate in colonna, come può però essere creato dalla funzione Fixed, quindi semplicemente modificando il layout. Andremo quindi a vedere semplicemente la funzione base, che però dal punto di vista didattico è altamente efficace. Per iniziare a creare un libro con questo programma è semplice, basta utilizzare il tasto più sulla destra. All'apparire dovrà essere inserito un titolo. Ecco che lo facciamo in modo semplice. Siccome sto riprendendo un modello di un piccolo lavoro realizzato con la mia classe, come autore inserirò il nome della classe stessa. Naturalmente qui sarà a vostra discrezione scegliere il nome dell'autore. Salviamo e ci troviamo di fronte alla prima pagina. La prima pagina ci offre subito una schermata basata su due colonne.
quella organizzativa sulla sinistra e quella di costruzione sulla destra. Una piccola precisazione perché, come potrete vedere subito da un primo impatto, il programma si presenta in lingua inglese. Nessun problema però perché i tasti sono gli stessi che troviamo in tutte le applicazioni e comunque i termini di facile apprendimento. Unica piccola incongruenza è quella legata al cambiare il titolo del capitolo, come vedete sulla sinistra già pronto in inglese, Chapter 1. Per far questo utilizziamo il tasto accanto alla voce Edit al centro della pagina, che normalmente in altre applicazioni significa invio, ma che qui invece serve, come vedete, toccandolo, per modificare i nomi dei capitoli. Lo apriamo e quindi andiamo subito a inserire in italiano il nome del capitolo 1. Eccolo che ce lo troviamo sulla destra. Ma andiamo velocemente a vedere come è facile creare un ebook. Aggiungiamo da Add Element, cliccando subito, il titolo. Eccolo, cliccando sul titolo andremo a inserirlo. Per brevità qui inserisco lo stesso titolo, ma naturalmente, come dicevo prima, il lavoro sarà già pronto e più completo. I ragazzi quindi non dovranno far altro che copiare con un semplice copia e incolla i loro elementi dal titolo ai contenuti, che avranno già realizzato sicuramente su un'altra applicazione adatta a questo scopo, come può essere ad esempio Page o Word, dove è possibile alternare testo e immagini. Dopo il titolo andiamo ad aggiungere il testo vero e proprio, cliccando ancora su Add Element. Troviamo la voce paragraph. È questa quella idonea ad inserire il testo. Vedete in alto che ci sono i classici tasti per modificare il testo stesso. Tenendo premuto con la voce paste incolla andremo ad incollare una parte del nostro testo. Su questa potremo agire in vari modi. Ad esempio, selezionando una parola e rendendola in neretto oppure in corsivo, oppure creando con la voce link ed inserendo un link di rimando la pagina web a cui vorremmo inviarla. Naturalmente è possibile anche cambiare il carattere ed lo stile. Salvando, vedremo che troviamo già nella pagina della costruzione del libro due elementi, un titolo e un paragrafo. Mi sposto ora al libro già realizzato per far vedere come si presenta sulla destra, appunto, una struttura come quella di cui vi ho parlato. Vedete che sono alternate anche delle immagini. Torniamo al nostro progetto. E vediamo come appunto a questo punto possiamo inserire un'immagine. Sempre da Add Element, questa volta clicchiamo su Media. Questo ci consentirà, come vedete, di aggiungere immagini prese direttamente dalla videocamera, insomma, soprattutto immagini video e audio che avremo già preparato e registrato. Come dicevo prima, naturalmente, ritorno a ribadirlo, il materiale deve essere già pronto, non come noi adesso che stiamo in qualche modo improvvisando. Vi faccio vedere quindi come da immagine è semplicissimo, si accede al
rullino delle foto, si scelgono una delle foto che può interessare e la con Done, appena scelta, la potremo trovare nel testo. Ne vogliamo scegliere un'altra, ancora un'immagine, ancora da rullino. Ecco fatto, potremo prenderne un'altra. Le immagini in questo programma sono anche modificabili. Attraverso, cliccando sull'immagine stessa, arriviamo a Edit Image e qui vediamo che il programma presenta tutta una ricca serie di effetti che potremo andare a utilizzare, compreso inserire cornici, ritagliare il testo. Scrivere sul testo stesso. Metterlo nel punto che desideriamo. E mille altre funzionalità. Basterà solo scoprirle utilizzandole. Il programma si presenta quindi molto ricco. C'è poi anche la possibilità di agire nel modificare, a seconda delle esigenze, la modalità di pixel presenti per avere una funzionalità maggiore all'interno del libro, di una più o al meno alta qualità. Tornando all'esempio del libro fatto dai miei allievi, vediamo come abbiamo un'alternanza di testi e di immagini. Possiamo inserire anche delle interruzioni di pagina, quelle che qui vediamo con il nome di page break. Come inserirle? Molto semplice. Anche qui. Da Add Element, Mesh, Page Break, ecco fatto, abbiamo inserito un elemento. Come potete vedere, però, l'elemento si colloca alla fine della pagina. Anche queste due immagini che ho sono a fine della pagina. Forse non voglio che restino in questa posizione. Quindi dovrebbero essere spostate ed è qui l'estrema facilità dell'applicazione. Cliccando infatti sul tasto Edit vedrete come è facile muovere e eliminare eventualmente immagini non precise. Sulla destra, cliccando sulla destra, possiamo andare a muovere e inserire l'interruzione della pagina dove vorremmo. Quindi l'immagine può essere spostata in qualsiasi punto del testo. Dopo aver fatto questa operazione possiamo andare a controllare se l'impaginazione ci soddisfa, come semplicemente utilizzando il tasto sulla destra in alto Preview. Ecco che scorrendo le pagine possiamo vedere quello che è il nostro risultato. Questa è l'immagine che abbiamo appena spostato, sì, ci soddisfa in questa parte, ed arriviamo al finale. Ecco, questa immagine, quale finale, non è proprio quella che desideravamo. Cosa fare? Semplice. Torniamo al testo e come abbiamo fatto prima, clicchiamo in alto a sinistra su Edit. Arriviamo alla nostra immagine desiderata. Vi ricordo che tenendo premuto le lineette sulla destra potremmo spostarla in un'altra parte, ma in questo caso invece il nostro desiderio è quello di eliminarlo, quindi cliccando a sinistra dell'immagine ed evidenziandola, e poi in basso nel tasto Delete non faremo altro che eliminarla. Done in alto a sinistra ci permetterà di tornare alla nostra impaginazione. Dalla preview avrete visto che ci sono anche inserite delle verifiche.
Torniamoci. Eccole. Questo è un utilissimo servizio che è possibile creare con i ragazzi. Far fare delle verifiche ai ragazzi è certamente, dal punto di vista didattico, molto interessante. Ecco qui, ne hanno creata una. Hanno inserito una domanda e poi delle risposte multiple. Sarà semplicemente cliccando un tasto che avremo la risposta giusta o sbagliata. A quale scopo fu costituita la Società delle Nazioni? Per allargare i confini delle nazioni partecipanti. Check answer, risposta in rosso. No, certamente no. Sbagliato, prova ancora. Per assicurare la pace e la cooperazione del mondo. Ecco la risposta, questa volta è giusta. Come costruire quindi una verifica? Molto semplice. Anche qui con aggiungi elementi da miscellanea, question. Qui ci troveremo di fronte a questa semplice pagina. Ecco, chiederemo qui la domanda per quale motivo fu creata la Società delle Nazioni. Save. A questo punto andremo a cliccare sulle varie risposte. Come vedete, ci sarebbe anche la possibilità di inserire un'immagine, sempre andando alla nostra Photo Library. Avessimo avuto un'immagine dell'Assemblea della Società delle Nazioni. Non ne abbiamo, prendiamo un'immagine qualsiasi, eccola qua, e accanto potremo scrivere il nostro testo. Per allargare i confini degli stati aderenti. Naturalmente errata, in alto a destra vedete la X o la V di giusto, noi lasciamo la X e troveremo la risposta sbagliata. Scriveremo invece dopo la risposta giusta per tutelare la pace tra le nazioni aderenti. Clicchiamo stavolta sul tasto giusto e salviamo. Ecco che troveremo Correct. Andando avanti, scriveremo anche le altre risposte. A questo punto, con Save, avremo già un'altra question. Torniamo ora al nostro esempio di libro e andiamo a vedere le operazioni finali. Naturalmente il programma presenta anche molte altre funzioni, ma per motivi di tempo qui non è stato possibile illustrarle. Certo, potrete scoprirle con facilità da voi. Azione. Con il tasto Done torniamo all'inizio e siamo pronti per la fase finale, cioè quella della pubblicazione. Naturalmente ci sono tante altre operazioni da poter svolgere, in particolare quella della copertina che troviamo sotto la voce Cover Image. Se questa operazione non fosse fatta, al momento della pubblicazione, che andiamo ora a fare toccando il tasto Publish, ci verrà chiesta di inserirla. Ecco, facciamola anche questa alla fine. Ci troviamo di fronte alla copertina predisposta dal programma stesso e non faremo altro qui che o lasciare il titolo proposto oppure cancellarlo, come anche qui semplicemente con il tasto più, un testo oppure un'immagine. Per velocizzare ora andiamo a inserire semplicemente un'immagine, la troviamo nella nostra Photo Library, la andiamo a cercare e ne prendiamo una, quella che potremmo ritenere più adatta. Ecco, da qui naturalmente sarà possibile gestirne le dimensioni o altro. Salviamo. Sarà generata. Ecco che ora siamo pronti per andare alla pubblicazione. Come vedete, le possibilità sono sostanzialmente quella di un formato EPUB o PDF e qui starà la nostra scelta. Sceglieremo un di generare in EPUB. Genet Book, la versione 3.0, abbiamo già detto che è quella che ci interessa, e semplicemente diamo via a uno start. Processo.
processo completato, possiamo vedere una preview. Come? Naturalmente nel programma adatto a vedere la preview dei libri, cioè iBooks. Ecco che in un attimo nel nostro iBooks verrà generata la preview del nostro libro. Ecco, in pochi passi, un piccolo semplice esempio. Andiamo a provare anche, ad esempio, il question, se funziona. Vedete? Sì, funziona. Ecco, ci ha fatto. Lo abbiamo nella nostra libreria. Per coloro che non hanno la possibilità di utilizzare in classe il tablet e quindi le applicazioni come quella di CBB che abbiamo appena visto, segnaliamo la possibilità di creare ebook ad impatto testuale anche attraverso dei servizi online. Andiamo a vedere quindi in questo caso come è facile costruirne uno con EPUB Editor, una piattaforma online gratuita creata da Francesco Lanetti. Naturalmente il servizio è facilmente accessibile e occorre registrarsi. Ecco qua la pagina. Come vedete e come indica facilmente, con un clic sulla registrazione potremo velocemente accedere alla possibilità di registrarci. Chi ha un Gmail potrà farlo, come spesso accade, automaticamente. Io in questo caso ho impostato il mio Gmail e vedrete che accedo quindi alla pagina di impostazione. Questa è la mia voce di profilo e questa è l'interfaccia della prima pagina che si presenta. Io ho già creato qualche piccolo ebook, come vedete, di prova, ma voi avrete all'inizio invece semplicemente una pagina vuota. Ma la funzione basilare è la stessa, quella di crea un nuovo ebook. Ecco, vedete come l'interfaccia è abbastanza semplice e intuitivo. Da scrivere subito un titolo, in questo caso riprodurremo il Carnevale di Venezia come esempio. L'autore, la lingua, la possibilità di creare un'immagine di copertina, scegliendo semplicemente un file dei nostri. Salviamo. E fatta questa operazione andremo a vedere come ci spostiamo automaticamente sull'altra parte, quella dei contenuti, e andremo a creare uno nuovo, quale? Uno con un testo naturalmente semplice, generico, con immagini, audio, video. Questo programma è molto interessante perché permette di utilizzare tutte le funzioni più evolute delle EPUB 3. Un piccolo esempio. Aggiungendo alla pagina contenuto ci troveremo di fronte alla necessità di inserire il titolo, ad esempio quello del nostro paragrafo, e potremo così mettere ad esempio le origini storiche del carnevale ed andare a inserire il testo. Ricordo che anche in questo caso, come precedentemente, gli studenti avranno già pronto tutto il materiale. Perché naturalmente anche questo è, come tutti i libri ad impatto testuale, un programma che impagina un lavoro già pronto. Andremo a inserire quindi con un semplice copia e incolla una parte di testo e poi all'interno di questo, a differenza dell'app CBB, possiamo inserire le immagini. Si presenta quindi una configurazione molto simile a quella di una pagina di scrittura evoluta come sono Page e Word. Ecco, ad esempio. Inseriremo qui come esempio nel titolo Carnevale di Venezia e andremo a salvare. Eventualmente c'è la possibilità di caricare un file di copertina o meno, ma questa operazione la potremo saltare velocemente. Salviamo. E ci troviamo immediatamente nella pagina successiva, che è quella più importante, quella dei contenuti. Andiamo ad aggiungere quindi il nostro testo. Sceglieremo testo generico con immagini, audio-video, che è la forma più semplice.
Vedete come la pagina si presenta con una semplice interfaccia simile a quello di una pagina di un programma di scrittura. Inseriamo il nostro titolo del paragrafo, ad esempio le origini del carnevale, e qui di sotto inseriremo il nostro testo che naturalmente avremo già preparato, come abbiamo già detto. Ecco, inserito il testo. Andiamo ora a vedere come con semplicità potremmo inserire delle immagini o dei video. Immaginiamo di voler inserire qui un'immagine. Non faremo altro che cliccare sull'icona tradizionale Aggiungi modifica immagine. Ci verrà chiesto da quale fonte prendere l'immagine da caricare ed ecco che si apre questa finestra. Con carica semplicemente potremmo anche semplicemente fare un drop del file. Ecco fatto. Tornando alla lista dei file, avremo a disposizione questa immagine. Cliccandoci sopra, la potremmo inserire all'interno del nostro testo. Già fatto. Ecco, questa è l'immagine che potrà essere naturalmente spostata, messa al centro, ridimensionata. Andiamo a inserirne un'altra. Stessa operazione, aggiungi modifica immagine, andiamo a cercare le immagini ed ecco che l'operazione è simile alla precedente. Naturalmente potremmo importare tutte le immagini alla volta così da non dover ripetere molte volte questa operazione. Ecco, scegliamo l'immagine e qui ce la troviamo. È un'immagine che ha dimensioni diverse, sarà necessario ridurla, ma con un attimo lo faremo. Come vedete è molto semplice e intuitivo. Andiamo ora a vedere come è anche possibile con molta facilità inserire un video. Queste sono le due finestre, inserisci modifica audio-video, che ci consente di inserire un video già scaricato e lavorato, cosa che in questo momento non abbiamo su Venezia, ma anche questo tasto è molto interessante. Inserire direttamente un video a YouTube. Andiamo a vedere com'è semplice. Ci permette anche di cercarlo direttamente. Ecco, visitiamo Carnevale di Venezia e andiamo a cercare su YouTube questo. Prendiamo questo video e decidiamo di inserirlo. Anche se ora non lo vedremo, quando andremo a salvare e a optare per un'anteprima vedremo che il video si presenta con la immagine di apertura. Andiamo a verificarlo con un'anteprima web, il preview che abbiamo visto precedentemente su CBB ed ecco come si presenta il risultato del nostro libro. 1, 2 ed ecco la possibilità di far partire il video. Tutto molto semplice. Torniamo al nostro programma. Naturalmente ricordiamoci sempre di salvare ogni sezione prima di chiuderla. Avete visto che tutto è molto semplice. Altri elementi importanti che troviamo di questo servizio sono quelli della condivisione dell'ebook e la possibilità di esportarlo in vari formati, tra cui l'EPUB 3, che è quello che consigliamo, ma anche in un comodo PDF che può essere più adatto ad essere visto in tutte le forme e condiviso. Come possiamo vedere, le immagini sono facili da inserire e anche i video. Possiamo anche inserire dei link alle pagine e lavorare su tutte le forme di modificazione del testo. Molto semplice, vero? Qui mi fermo, ma segnalo che un'ottima sezione di tutorial è presente in questo programma che sarà in grado di darvi tutte le più comode indicazioni sull'utilizzazione di questo programma che, come già avete visto, è molto semplice ed intuitivo.